Partiti? Allora la Juve attacca sotto la nostra postazione di commento, da sinistra a destra. Douglas, Douglas accelera, poi al limite Sturaro, carica il destro, Stefano, la palla sopra la traversa. Attenzione a fare destro, Buffon! Gianluigi Buffon! Douglas Costa, doppio passo, Douglas Costa, lo vuole il fondo, lo cerca con insistenza, raddoppiato, eccolo il fondo, il cross alto, bello, testa di Mario! Il pallone centrale di Dybala, lo scambio con Mandzukic, Paolo Mancino! Cross, mamma mia! Oh. Io ho visto autogol, anch'io ho visto autogol, è andata fuori. Altro corner per il Verona, fare scherzi Stefani, il cross centrale, esce Gigi che smanaccia il pallone fuori dalla nostra area di rigore. Douglas, Douglas, Douglas contro quattro maglie del Verona, Douglas, Douglas, accelera da solo, Douglas, dentro l'area, Douglas! La parata di Nicolas. Attenzione Mandzukic! Mario si allarga, poi chiede un appoggio sul limite dell'area, lo tiene da Alessandro che cross altissimo, Sturaro di testa, l'appoggia, la finta due volte di Pjanic, poi arriva Dybala con il sinistro, traversa, Sturaro di testa fuori! Mandzukic la mette dentro, bene, posizione regolare di Bentancur che perde l'attimo fuggente per andare al gol alla fine del primo tempo. Ero già pronto a cambiare il momento della stagione di Rodrigo Bentancur, il suo primo gol, peccato. E invece no, non c'è più tempo, arriva uno, arriva due, il duplice fischio dell'arbitro odierno che manda le squadre momentaneamente negli spogliatoi. Juventus 0, Verona 0. Partiti, secondo tempo, fino alla fine, forza Juve in gol, dai ragazzi! Douglas, Douglas, sul sinistro, Douglas vede la porta, sinistro, poi porta vuota, gol, 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 gol! La Juve in gol, lo stile Juve, Daniele Rugani da Udine allo Stadium. Eccolo qua il secondo gol in campionato di Daniele Rugani, in tapin vincente. Non stiamo parlando di basket, stiamo parlando di calcio. Indovinate un po' chi ha creato l'occasione. Douglas Costa naturalmente, Nicolas non trattiene Daniele Rugani al posto giusto, nel momento giusto. Dati importanti quelli di Daniele alla gara numero 67 con la maglia della Juve, quinto gol totale con la nostra casacca. Fischia l'arbitro, prende la mira, mira, Nem, gol, 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 gol! La Juve gol! Mira Nem, Pjanic! La barriera del Verona è folta, 55-49, 2-0 per noi, conta i passi Miralem, ma parte Paolino e Nicolas si tuffa, la palla era lì. L'attimo di commozione, io ve lo faccio vivere in rigoroso silenzio, ascoltate perché parla lo stadio. La Juventus sostituisce il numero uno, Buffon.
con il numero 16 di Soglio. Gonzalo, attenzione, che voleva portare alla tripletta. Vogliamo dire qualcosa su Carlo Pinsoglio con la maglia numero 16, che fa il suo esordio ufficiale sostituendo Gianluigi Buffon nel suo ultimo atto d'amore con la maglia bianconera? Lui aveva già vinto con la Juventus Under 19, con tutte le varie Juventus giovanili, è tornato qui, prima presenza in Serie A, prima presenza con la maglia bianconera. Eccolo subito che va in estirada tuffata a prendere questo primo pallone. Attenzione al gol del Verona, che è buono, in contropiede va a segnare Cerci, 2-1. Attenzione, intanto rigore. Dagli 11 metri lo svizzero, 7 stagioni meravigliose con la maglia della Juventus, prende la rincorsa, parte il tiro di Lichtsteiner, la parata. Lichtsteiner, esce dal campo. Perché non ce la fa più, evidentemente, e quindi... anche senza il cambio si prende un applauso finale. La piuttosto bellezza giochiamo di in 10, ma gli diamo la passerella finale. Guarda che veramente qualcosa di meraviglioso. Grazie Stefan, davvero, grazie davvero. In piedi anche per Stefan. Arriva 2, arriva 3, il triplice fischio definitivo di questa stagione, la commozione con i tifosi di Gigi Buffon, la Juventus è campione d'Italia. Segnano la Coppa Campione d'Italia 2017-2018.